CGSWIL ogni anno festeggiano il 1° maggio in una piazza diversa d'Italia, sempre con una caratterizzazione, con un tema specifico. E quell'anno si scelse, proprio era la fase diciamo di uscita dalla tragica guerra dei Balcani, si scelse di caratterizzare quella festa sul tema pace e lavoro, quindi un messaggio forte che veniva da questa sponda dell'Adriatico, che era stata così tanto coinvolta dalle vicende dell'altra sponda, un messaggio forte diciamo di unità del mondo del lavoro e anche di solidarietà. CGSWIL quella volta scelsero di fare questa manifestazione, di concluderla. Intanto era una manifestazione nazionale, quindi arrivò gente da tutta Italia, e per la prima volta diciamo Ancona diventò un po' il centro del mondo del lavoro anche a livello nazionale. E poi si scelse di farla al porto proprio come segnale, penso che sia stata una delle prime manifestazioni grandi fatte sulle banchine del porto, proprio per dare un segnale proprio di apertura. Ancona e le Marche erano state vicine comunque a quelle popolazioni, c'era stato anche il ponte aereo dall'aeroporto di Falconara, avevamo vissuto le cose positive e quelle negative, anche quando c'era il ponte aereo militare, quindi con tutte le vicende, c'erano state molte persone che fuggivano dalla guerra, erano arrivate al porto d'Ancona, ci sembrava un segnale forte, quindi un ricordo di una grande intensità e di una grande partecipazione popolare. Intanto abbiamo tentato di favorire sempre il dialogo fra i sindacati, quindi il mondo del lavoro, per quello che era possibile con le lacerazioni della guerra. Poi facciamo proprio progetti di cooperazione direttamente lì, in particolare sostenuti dalla Regione Marche, CGSWIL con la devoluzione di denaro dei lavoratori, ricostruirono un centro sociale a Scipovo, che era una scelta particolare nella Bosnia serba, quindi segnale proprio anche alla popolazione serba di voler ricominciare a tessere legami di pace, quindi centri sociali, biblioteche per i giovani, in un comune, in una zona che era stata completamente devastata dalla guerra. E su quello poi seguirono anche altri progetti di cooperazione, quindi raccolta del mondo del lavoro, sostegno delle istituzioni e un lavoro unitario a favore di quelle popolazioni. Certamente questo collegamento fra mondo del lavoro, democrazia e pace è ancora oggi molto attuale. Non a caso cerchiamo di dare sostegno nelle strategie del sindacato italiano, di tutti e tre, in particolare della CISL, a tutti quei movimenti che anche nei paesi dove c'è una scarsa democrazia o che sono paesi in conflitto possono però portare avanti i diritti dei lavoratori, i diritti del mondo del lavoro, ma anche far avanzare la democrazia. In tutti i paesi via via che sono avanzati i diritti del lavoro si è stabilizzata la democrazia e si è arrivati anche alla pace. Questo penso che sia un legame ancora oggi molto attuale.